Buonasera a tutti, sono Ettore Ruggero, benvenuti. Vi do qualche suggerimento su come utilizzare il sistema man mano che si collegano gli altri. Purtroppo, come prima volta, forse ci sarà da prendere confidenza con il sistema. Spero che non abbiate avuto grossi problemi nella connessione. E vi consiglio di tenere il pannello di controllo sulla vostra destra, a destra del vostro schermo, in modo tale da poter vedere nello schermo le slide che io vi presenterò. Ho appena inserito la prima pagina della slide che dovreste tutti quanti vedere. Potete intervenire in audio. Chiedendo di intervenire, per intervenire bisogna cliccare la manina che trovate alla sinistra del pannello di controllo. Adesso proviamo e quindi quando chiedete la parola, cliccando sulla manina, io apro il vostro audio e quindi potrete parlare. Sono al momento collegate Anna Maria Liguori e Valentina Santoro. Chiedo ad Anna Maria di provare l'audio, vedere se funziona correttamente. Anna Maria, buonasera. Se il microfono è collegato, c'è la possibilità di poter intervenire. Ho visto che ha alzato la manina, dovrebbe funzionare il microfono. Proviamo il microfono di Valentina Santoro. Valentina, mi senti? Io la sento, buonasera. Perfetto. Buonasera, ci vedi correttamente? Mi Ti vedo dispiace che... correttamente, vedo tutto. Perfetto, benissimo. E Posto. allora aspettiamo qualche minuto gli altri. Va Speriamo di bene. iniziare i puntuali. Se volete, avete ancora 10 minuti per sbrigare le vostre faccende. Va bene. Comunque, quando alzate la manina, io come ho fatto in questo caso, attivo l'audio. A dopo, allora. Perfetto. Ciao. Anna Maria Liguori può provare eventualmente il microfono, dovrebbe essere attivo sul computer, altrimenti non può intervenire. Anna Maria, buonasera, mi sente? Non funziona. Alessandra Savio si è appena collegata. E se collegata con un microfono può intervenire. Aspettiamo. Vi consiglio quindi di mettere in alto sul desktop del vostro computer la videata del mio video, della mia videoconferenza, in modo tale che abbiate tutta la parte utile dello schermo per poter condividere le slide che vi proporrò. Ok, la Liguori dice che il microfono non funziona, ecco, magari per le prossime volte tutti quanti abbiate la modalità audio almeno disponibile in modo tale che potete intervenire per fare domande, per fare commenti, per interagire con tutti gli altri colleghi. Alessandra, aspettiamo che possa collegarsi. Ok, con l'audio in modo tale da poterla provare.
un benvenuto a chi si fosse messo in contatto in questo momento. Stiamo provando l'uso degli strumenti. Non so se Valentina Santoro ha attivo l'audio, se vuole intervenire. Valentina, mi senti e mi vedi Eccomi, correttamente? sì, io vedo e sento. Perfetto, allora quando vorrai Stavo. intervenire Sì, potrai alzare la manina e ti darò perfetto. spazio. L'audio, giusto? Grazie, sì. Ok. Andiamo alla Liguori, forse si è collegata. No, niente, praticamente non lo so, mi senti? Sì, ti sento molto bene, adesso funziona correttamente, perfetto, molto Ok, bene. perfetto, ok, buonasera. Ottimo, allora quando vorrete intervenire... Non so se qui con se è con te anche Elisa. Daniela. Daniela, chiedo scusa, Daniela. Buonasera Daniela, quindi puoi far domande o intervenire, basterà alzare la mano e io riattivo l'audio che adesso spengo. Ok? Grazie, a tra poco. Perfetto. E allora abbiamo provato che tutto quanto funziona correttamente, non ci resta che attendere gli altri che si collegano. È bene sempre collegarsi qualche minuto prima in modo tale da verificare che tutto funzioni correttamente. Alessandra, qualche problema? Vediamo di che si tratta. Alessandra, buonasera. Riesci a collegarti con il microfono così vediamo se funziona? Ecco qui Alessandra. Le riattivo l'audio. Alessandra, ci sei? Alessandra? Dovrebbe essere attivo il tuo audio, quindi se parli dovrei ascoltarti. Se mi puoi dare un feedback, se mi vedi o mi senti correttamente. Alessandra, tra l'altro sembrerebbe che tu sia collegata con due diverse connessioni. Devi vedere un pochino quale è quella che funziona. Si è collegata anche Stella Caretta. Buonasera Stella. E se funziona il microfono, ti do la possibilità di parlare. Se puoi attivare il microfono dall'iconcina che è sulla sinistra del pannello di controllo. Si è collegata anche Sara. Non so se può salutarci. Alessandra, ci senti? Chiedete di poter intervenire, ovvero cliccando sulla manina alla sinistra del pannello di controllo che vi appare sotto al telefono e sotto a una iconcina di cartella, c'è una manina con il centro verde. Se cliccate lì avete la possibilità di chiedere la parola, come nel corso del webinar, ma adesso di... Se lo fate, io vi do la parola in modo tale che possiamo verificare se ci ascoltate e ci vedete correttamente. Alessandra, vediamo se adesso l'audio funziona. Alessandra, buonasera, ci ascolti e ci vedi? Alessandra? Alessandra, l'audio non si sente di Alessandra, vediamo un pochino se sistema il tutto in modo tale che possa, come
per altri di voi intervenire durante il webinar. Stiamo aspettando che si colleghino altri rappresentanti delle aziende del nostro progetto, Make It in Puglia. Alessandra, ci senti? Scrivili, se no parla a vuoto. Alessandra, adesso è attivo l'audio. Sì, Adesso è ah, valido. ecco, forse ora dovresti Ora sentire. sì, vi sentiamo. Sentivo anche una presenza maschile. Deve essere Antonio che è con te? Sì, ci sono. Ciao Ettore. Ok, buonasera, bentrovati. Perfetto, e allora stiamo prendendo un po' confidenza con il webinar. È una piattaforma molto semplice, vi consente di vedere il relatore, come state facendo in questo momento, di condividere le slide o i file che vi proporrà. E oggi sono io con voi, i prossimi incontri poi ci saranno altri esperti. Oggi avviamo il nostro lavoro anche per riprendere con alcuni che non hanno potuto partecipare il 15 il percorso della sperimentazione che avvieremo. Quindi ricordo che quando volete intervenire negli spazi che vi darò, basta cliccare sulla manina in modo tale che io posso attivare l'audio, che altrimenti è disattivato, quindi potete solo ascoltare e vedere. La stessa piattaforma prevede un'altra soluzione nella quale tutti quanti possiamo vederci e ascoltarci ed è quella che utilizzeremo per fare qualche incontro one-to-one con alcuni di voi. Potremmo anche utilizzarla per questi incontri, ma è leggermente più complessa. Mi accontenterei che tutto funzioni correttamente in termini di audio, per i feedback necessari. Vogliamo provare se Sara Costantini ci legge, ci vede e ci ascolta correttamente, se è collegata con un microfono. Sara, buonasera, ci senti? Si è collegata Sara, buonasera. Dovrebbe essere aperto il microfono di Sara. Quindi dovremmo sentirla, ma al momento non abbiamo nessuno. Allora, proviamo con Serena Guida che nel frattempo si è collegata. Vediamo se Serena ci ascolta e ci vede correttamente. Serena, puoi parlare, puoi dirci se mi vedi e ci ascolti correttamente? Sì, non so se mi sentite. Mi sentite? Sì, sentiamo molto bene, grazie. Perfetto, Ok. visto che hai preso Lo lascio confidenza. acceso, quindi l'audio lo lascio così, non lo disattivo. Allora, l'audio lo disattivo io, vi do Ah. l'audio solo quando chiedete di intervenire e come giustamente hai fatto, hai alzato la manina e quindi io ti ho Ah, dato l'audio. scusami perché ero arrivata all'alzata della manina, non sono entrata in quel momento, quindi non avevo capito prima. Quando volete intervenire, alzate la manina e io vi do l'audio in modo tale da poter interagire con tutti quanti noi. Viceversa, Perfetto. l'audio è spento in modo tale da non creare problemi. Quindi adesso io disattivo l'audio di Serena e grazie Serena, ci sentiamo dopo per provare a vedere se Sara può collegarsi correttamente. Ha chiesto di intervenire alzando la manina, adesso vediamo. E se non... Sara, ci senti? Non ti sentiamo. Proviamo Loredana Mucci. Buonasera Loredana, ci ascolti e ci vedi correttamente? Sì, ciao, buonasera a tutti. Mi Perfetto. sentite? Buonasera, sì, Buonasera. perfetto. Noi siamo in tre, io sono con Annalisa che era con me all'incontro, Annalisa Porta, e Rosalba Barbuzzi che è un'altra nostra collaboratrice. Molto bene, buonasera a voi. Allora Buonasera. Buonasera. io tolgo l'audio, quando vorrete appunto potrete intervenire alzando la manina. Angela Santoro ci ha chiesto di intervenire, vediamo un pochino. Angela, tutto ok? Ciao, sì, mi sento benissimo. Benissimo, benissimo. Ok, e allora aspettiamo veramente un altro minuto, vediamo se tutti quanti si collegano. C'è Stella, vediamo se qualcuno mi sta chiamando, un attimo solo. Sì.
Chiedo scusa, mi avevano chiesto un po' di problemi. Allora, vediamo se Stella Caretta riesce a vedere e ad ascoltarci. Stella, buonasera, puoi parlare? Vediamo Sì, se si ci sa. sentiamo. Mi senti? Benissimo. Sì, perfetto, ci sentiamo Va molto bene. bene. Buonasera, ben trovata. Ciao, anche a te, come stai? Abbastanza bene. Un po', è la prima volta, quindi vi chiedo di prendere un po' confidenza con lo strumento, ma vedrete che poi è veramente molto semplice. Ci consente di ascoltarci, di condividere le slide, quindi di poter lavorare insieme. Quando volete intervenire, se cliccate sulla manina alla sinistra del pannello di controllo e io vi do la parola. Quindi Stella, dopo io disattivo l'audio di Stella, vediamo Valentina Santoro, l'abbiamo sentita, Loredana anche, vediamo Sara Costantini se è operativa con l'audio. Sara, ci senti? Niente da fare. Vediamo Alessandra, l'abbiamo già. C'è qualcun altro? C'è Giuseppe Lemma che si sta collegando. Buonasera Giuseppe. Se ti colleghi anche con un microfono, c'è la possibilità di poter intervenire durante l'incontro. Vediamo Sara se nel frattempo ha ripristinato l'audio. Sara, ci senti? Qualche problema? Si è collegato anche Angelo Inglese. Vediamo se si collega anche con un microfono e un po' di pazienza in modo tale che ci siamo tutti. Giuseppe Lemma è collegato. Giuseppe, ci senti e ci vedi correttamente? Giuseppe, se parli, prova a parlare, a usare il microfono. Sei collegato? Qualche problema con Giuseppe? Riproviamo con Sara. Non va, vediamo Angelo Inglese se ci vede e ci sente correttamente. Pronto, mi Angelo, sentite? sì, vi sento, buongiorno. Pronto, mi senti? Perfetto. Ok, allora c'è anche Sara, molto bene, grazie Sara, ci vede e ci senti correttamente. Perfetto. Perfetto, ok, allora dopo Angelo, buonasera, Buonasera. ci vedi e ci senti correttamente, giusto? Tutto ok. Perfetto, va bene. Giuseppe, ok, ha qualche problema con il microfono, ma se lo riesce a sistemare poi potrà intervenire. E quindi, allora, io direi che possiamo iniziare. Manca qualcun altro all'appello, però i tempi che ci eravamo dati sono questi, vediamo. Se si collega qualcun altro, poi avremo modo di coinvolgerlo. E allora, buonasera a tutti. Noi abbiamo oggi l'attività con i webinar. In un qualche modo questo webinar cercherà di sintetizzare al massimo i lavori del 15 novembre per chi non c'è stato, fatto salvo la possibilità seguire ampi stralci delle relazioni che ci sono state nella giornata del 15, accedendo alle nostre pagine Facebook. E poi ci sono una serie anche di materiali che adesso io vi farò vedere e che posteremo nel gruppo di lavoro che abbiamo costituito. Non so se tutti quanti voi siete entrati nella piattaforma Group IO. La piattaforma che ci consente di condividere tutti i documenti di progetto. Se avete difficoltà ci sentiamo, ma l'idea è che una volta che voi abbiate avuto accesso alla piattaforma, di volta in volta possiate condividere documenti che io avrò modo di pubblicare. E in particolare pubblicherò qualche materiale che abbiamo avuto modo di mettere a punto durante la giornata del 15, quindi oltre alle slide della giornata del 15, domani vi invierò anche la sintesi dei gruppi di lavoro che abbiamo fatto il 15 e
e poi anche la sintesi dei materiali, dei post-it che ciascuno di voi ha dato. Adesso vorrei, vediamo se si è collegato qualcun altro. Alessandra Gracco, Alessandra, ci ascolti e ci vedi correttamente? Il pavimento non è Alessandra, ci vedi e ci ascolti correttamente? Alessandra? sì. Ci ascolti e ci vedi correttamente? Mani Grace è pronta Sì. e la verniciamo. Buonasera, ben trovata. Ok, ho Dovremmo visto che siete verniciarla collegati adesso, quindi volevo salutarvi. speriamo e crea lo schienale in legno. Perfetto. E allora, Sara De Trizio, si è anche collegata. Sara, tutto ok? Ci ascolti e ci vedi correttamente? Sì, so che io Okay. Sì, ci sono anch'io. Perfetto, quindi, Buonasera. grazie, a dopo. Quindi ricordo a chi si fosse collegato in questo momento che poi potrete fare domande o intervenire. Non ha, se cliccate sulla manina e chiedete appunto di prenotarvi. E allora, detto questo, io vi ho detto ci sono dei materiali che condivideremo e quindi questo dei post-it che i partecipanti all'incontro del 15 hanno lasciato sui tabelloni. Come vedete, ci sono tutta una serie di parole, di temi chiave che hanno caratterizzato la giornata: turismo esperienziale, turilingua, economicità del progetto, musealità. Ovviamente sono una sintesi di tutti quanti i post-it che in un qualche modo sintetizzavano le parole chiave per voi che avete partecipato all'incontro del 15. Il tema di lavorare con le comunità e la riscoperta delle tradizioni, l'opportunità di incontro per confronti di crescita, di visibilità, di visibilità e anche di crescita economica. Trovate qui il tema dell'autenticità, il tema del coinvolgimento dei visitatori, di favorire esperienze sensoriali, vedremo, di essere come azienda un attrattore turistico, di valorizzare arte e artigianato, conservare identità, memoria. Sono tutta una serie, come dire, di parole chiave, come abbiamo detto, che sono emerse nell'incontro. Saranno, ve le lascio come documento, come oggetto di riflessione per anche quanti non ci sono stati. Invece, noi abbiamo fatto dei focus group, dopo aver ascoltato le diverse relazioni che ricordo essere disponibili sulle nostre pagine Facebook. E allora abbiamo fatto due gruppi su identiche domande. Allora, la prima domanda era: quali opportunità possiamo cogliere sviluppando l'attrattività dei nostri opifici? E quindi voi trovate il gruppo 1, le risposte che ha dato il gruppo 1. Ora non sto qui a descriverle, però è per farvi vedere che abbiamo sintetizzato questo materiale, il lavoro che avete fatto molto molto utile e che quindi potrà essere oggetto di un'attenta analisi da parte di ciascuno di voi, sia coloro che sono già che erano lì con noi il 15, sia gli altri che hanno perso questo pezzo di lavoro. E allora, le risposte alle domande: quali opportunità possiamo cogliere sviluppando l'attrattività dei nostri opifici? E poi ancora l'altra domanda era, un attimo solo, proposte di itinerari a tema e marketing territoriale. Abbiamo anche qui una serie di idee. Non riesco ad aprire le altre due domande, e questo documento comunque lo trovate, come dicevo, pubblicato da domani sul gruppo di lavoro Group IO che vi ho inviato. Vi è stato chiesto di poter accedere al gruppo. Accedendo al gruppo, poi di volta in volta avete l'avviso di tutti i documenti di lavoro che verranno pubblicati. Bene. Detto questo, entriamo nel vivo della giornata odierna. Vi ricordo che noi siamo nella fase, abbiamo appena inviato la fase 2,
dopo aver messo a punto, individuato le aziende che partecipano al progetto. Poi vi darò l'elenco completo perché se ne sono aggiunte alcune altre, oltre a quelle che avevano già dato l'adesione entro il 15 di novembre. Siamo nella fase di sperimentazione degli standard e produzione di prototipi. Iniziamo proprio oggi con questo webinar il percorso che, come avevamo detto, ci vedrà poi completare con la diffusione dei risultati a marzo e poi ci auguriamo con la costituzione della rete e l'avvio delle attività di promozione e vendita per i turisti che vorranno essere qui in Puglia. E quindi la fase 2, come avevamo detto, è questa che prende il via oggi, diciamo, e che poi proseguirà con alcuni incontri presso le vostre aziende. Il primo lo programmeremo entro l'anno, prima delle festività natalizie, quindi tra domani e dopodomani conto di sentirci per fissare questo appuntamento presso di voi, un primo incontro che durerà un paio d'ore, al quale vogliamo che partecipi il responsabile, il titolare dell'azienda anche nella prima parte, in modo tale da condividere con lui anche scelte e idee operative, proprio perché in questi incontri noi metteremo a punto, secondo quello che vedremo oggi, il progetto di evento, il progetto di visita aziendale. In questo periodo, sino a febbraio, avremo anche altri tre webinar di questo tipo su singole tematiche e conto entro dicembre di darvi il calendario completo in modo tale che possiate definirlo. Come avete visto, per poter partecipare al webinar bisognerà iscriversi, arriverà l'avviso, mi assicurerò che non ci siano problemi, qualcuno non ha ricevuto l'invito che viene prodotto automaticamente dalla piattaforma, qualcun altro è andato nello spam. Adesso vedremo come risolvere qualche problemino operativo. Ad ogni modo, tutti quanti saprete le date dei prossimi webinar e concorderemo poi gli altri incontri in azienda. Quindi, detto questo, l'idea è di costruire creativamente il prodotto visita, il prodotto evento presso la vostra azienda, secondo gli standard di erogazione del servizio che abbiamo messo a punto. Il webinar oggi vi vuol dare proprio un'idea, vi vuol far prendere un po' di confidenza con la struttura degli standard con i quali costruiremo attraverso schede di lavoro, attraverso lo storyboard, vale a dire il racconto di come deve avvenire punto per punto la visita, secondo spazi, tempi e risorse stabilite, e quindi poi il piano esecutivo che ci porterà a realizzare un primo numero zero che ci consentirà di vedere se tutto quanto quello che abbiamo progettato è ok, per poi chi vorrà, essere pronti per impattare il pubblico dei visitatori e dei turisti italiano ed internazionale. Detto questo, noi lavoreremo con questo modello, il modello tipico dei sistemi di qualità, che è un processo circolare nel quale noi pianifichiamo e poi realizziamo. E poi verifichiamo, monitoriamo quello che abbiamo fatto per poi migliorare il nostro prodotto. Questo sarà il circolo che noi praticheremo sin dalla fase di progettazione e poi ovviamente man mano che nel corso del tempo faremo e rifaremo visite aziendali secondo il progetto definito, è chiaro che saremo sempre in grado di poterlo monitorare e quindi migliorare a vantaggio nostro e dei visitatori, come facciamo in genere per ogni prodotto della nostra azienda. E allora vedete che c'è una fase di pianificazione che è quella che faremo nei nostri incontri, che ha una procedura molto precisa di gestione delle fasi della visita, perché
come si suol dire, come si fa a mangiare un elefante un pezzo alla volta. Quindi noi dovremo scomporre, adesso vedremo, la nostra visita in fasi sempre più dettagliate e quindi poi poterle descrivere in tutti i loro aspetti. Quindi c'è una fase di pianificazione nella quale utilizzeremo una serie di strumenti. Il primo lo vedremo oggi ed è quello su cui poi lavoreremo in azienda. E poi la fase di realizzazione, cioè le azioni per realizzare effettivamente il percorso di visita. Ovviamente in questi processi possono essere utilizzati sia personale, ovviamente interno all'azienda, ma anche potrebbero essere guide, accompagnatori turistici e altri che intendiamo coinvolgere nella nostra attività. E allora c'è una prima fase, vedremo, di prenotazione. Dovremo capire come le persone potranno prenotare la visita. Se la visita sarà a calendario, se la visita è fatta on demand e quindi capire un po' poi tutti i rapporti con chi organizza la visita, vale a dire tour operator, agenzie o singoli gruppi che ci prenotano e quindi dovremo avere un registro di prenotazione, dovremo avere una procedura di prenotazione ben chiara. L'altro aspetto sarà il processo di accoglienza dei visitatori e di presentazione dell'impresa. È chiaro che qui avremo come punti da gestire l'adeguatezza del locale, la presenza di un addetto all'accoglienza che dovrà essere adeguatamente formato e quindi avremo tutta una serie di modulistica e dovremo comprendere, poi vedremo tutti gli aspetti legati ai luoghi. In modo tale da avere ben chiare le situazioni di rischio e tutte le problematiche legate a non intralciare il lavoro dei nostri personali, del nostro personale, ovvero i problemi legati alla sicurezza appunto dei nostri visitatori. Ci sarà sicuramente da introdurre alla nostra storia, al nostro marchio, ai nostri prodotti. E qui verosimilmente lo potrà fare anche qualcuno che nell'azienda. Che della nostra azienda possa intervenire perché magari presiede pezzi di produzione di particolare interesse o di aspetti che possono essere esaltati con la sua presenza piuttosto che spiegati semplicemente con l'addetto, con la nostra visita, con la nostra guida interna. E quindi anche qui dovremo mettere a punto una procedura di introduzione visita. E poi dovremo definire e delineare un percorso di visita. Anche qui vi ricordate, noi il 15 abbiamo detto che noi non vogliamo organizzare visite guidate, vogliamo organizzare esperienze per i turisti. Tra l'altro, il prossimo webinar, che sarà prima delle feste natalizie, ci consentirà proprio di andare a fondo sul tema del che cosa vuol dire far vivere un'esperienza ai turisti. Secondo i cinque sensi, secondo alcuni concetti che abbiamo anticipato il 15 di novembre. E quindi il tema del percorso di visita riguarderà tutta una serie di problematiche da gestire, dalla segnaletica a problemi legati al rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'applicazione dell'HACCP, all'individuazione dei punti caratteristici della produzione che vogliamo, ovvero possiamo far vedere. Le tempistiche per ogni singolo step, quindi c'è un lavoro molto preciso da poter fare per il percorso di visita. Un aspetto, lo abbiamo già ricordato il 15, è quello di far conoscere i nostri prodotti, i nostri processi, laddove soprattutto trattasi di prodotti che i visitatori potranno anche acquistare nella nostra azienda, ovvero potranno acquistare online, come nel caso di molte nostre aziende. È chiaro che tutto quello che può essere la degustazione, un test di prodotto, informazioni aggiuntive, dimostrazioni pratiche, tutto ciò che può concorrere appunto all'esperienza sarà particolarmente gradito. E poi ci sarà l'aspetto di individuare tutte quelle attività di accessorie. Abbiamo parlato il 15 di merchandising che potremmo fare di rete,
ovvero qualcuno proponeva nell'incontro del 15 già un'area espositiva dove non solo ciascuna azienda mette in mostra e in vendita alcuni suoi prodotti, ma anche la possibilità che questo spazio espositivo possa contenere i prodotti di altre aziende della nostra rete Make It in Puglia che vorranno appunto poter fruire di questa opportunità. Ma tutto questo sarà il lavoro che ci attende nel prossimo futuro per capire tutto come poter mettere a valore tutto quello che noi abbiamo nella nostra azienda e come l'esperienza di fare una rete ci può potenziare e ci può consentire di fare attività di co-marketing e attività di marketing, ovviamente con la forza di una rete di tante aziende di qualità. È chiaro che poi, come voi sapete, l'ultima parte, il momento finale di una qualunque cosa, pensate di un film piuttosto che di un incontro con le persone, è il commiato, quindi dovremo prestare molta attenzione alla fine del nostro incontro, della nostra visita, perché probabilmente sarà questo il momento che rimarrà anche più memorabile in senso positivo, ovvero negativo, nel cuore, nella mente dei nostri ospiti, e quindi sarà importante scegliere le modalità con cui ci lasciamo. Vedremo poi come la visita dovrà rispecchiare tutta una serie di caratteristiche tipiche di un'attività esperienziale, ma questo lo vediamo dopo. E poi ovviamente ci sarà tutto il tema della comunicazione, comunicazione che come voi avete ormai imparato, riguarderà un prima, perché nell'esperienza turistica c'è un prima che molto spesso è ancora più entusiasmante del viaggio stesso da parte del turista, ciascuno di noi probabilmente lo può testimoniare proprio come turista. C'è un prima in cui organizziamo il viaggio, c'è un durante in cui appunto lo svolgiamo e poi un dopo che è il momento in cui il passaparola dell'esperienza positiva o negativa che è stata fatta in un qualche modo viene comunicata all'esterno. Quindi sarà molto importante gestire questi flussi informativi del prima, del durante e dopo dei nostri prodotti turistici, anche con l'uso dei social media che conosciamo. Ovviamente dovremo monitorare tutto quanto quello che noi faremo, vedremo che condivideremo insieme una procedura in cui verificheremo l'efficacia nell'organizzazione della nostra visita, quanti partecipanti potremo avere, statistiche di qualità di visite effettuate, ovvero organizzate, e poi una modalità, come in tutti i sistemi di qualità, in cui mettiamo a valore le osservazioni, la risoluzione di criticità e di miglioramenti segnalati sia dai nostri operatori, ovvero dai nostri clienti. Quindi questo è un pochino, ho voluto darvi un po' contezza di quanto ci appresteremo a fare durante gli incontri che condivideremo nelle vostre aziende. Volevo, non so se possiamo fermarci un attimo qui e possiamo prima di passare a un altro aspetto fondamentale, vedere un pochino se quello che ho detto è tutto chiaro, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Non voleva essere voleva essere solo una carrellata di quello che poi vedremo con calma. Però do la parola a chi vuole intervenire. Serena Guida ha chiesto di parlare. Prego, Serena. Scusami Ettore, sì, ti avevo alzato la mano prima perché volevo chiederti, c'era Francesca Corigliano dell'hotel che doveva intervenire, ma non aveva ricevuto l'email. Adesso ho inviato a lei la mia email, spero che si possa collegare col mio link. Va bene, ok, Può perfetto. farlo con il link che tu hai mandato a me? Penso di sì, adesso non lo so, bisogna vedere come lo fa, comunque poi adesso vediamo.
Deve, comunque, sicuramente con il tuo link lei si può iscrivere come, non come Serena, ma come appunto con il suo nome e cognome. Sì. Quindi non dovrebbe esserci nessun problema. Ok, non so se ci sono dei chiarimenti su quanto abbiamo detto. C'è Sara Costantini, vuole intervenire? No, e allora penso che non mi abbia chiesto nessuno di intervenire. Giuseppe Lemma vuole intervenire. Giuseppe, buonasera, ci ascolti correttamente? Sì, sono al telefono. Mi ascoltate? Sì, molto bene. Ciao Giuseppe. No, E allora, ok, ho collegato il telefono. Un saluto a tutti. ok, grazie. E allora. Vediamo un pochino allora di entrare nel vivo un po' dei contenuti di quello che vi ho spiegato prima. Sarà un modo di procedere secondo degli standard di progettazione, gestione, monitoraggio e miglioramento continuo del nostro prodotto. Nel primo incontro metteremo a punto un'ipotesi di lavoro. E quindi pianificheremo un'attività di turismo industriale nell'ambito della nostra azienda. Il prossimo webinar approfondirà il tema del turismo esperienziale, cioè ci aiuterà a capire questo fenomeno che è diventato molto attuale e che comprende una varietà di categorie di turismo, tra cui anche quello di turismo industriale. Ma parliamo di turismo esperienziale, di quel fenomeno turistico nel quale appunto i visitatori fanno attività che interagiscono profondamente con l'ambiente, con il contesto territoriale. In genere questi sono visitatori che sono molto rispettosi della cultura dell'area ospitante, proprio perché rispettosi hanno grande interesse a conoscerla meglio e quindi hanno la voglia di sperimentare e imparare piuttosto che stare passivi a guardare e ad ascoltare. Ecco perché noi parleremo non di visite, ma di eventi, di incontri con l'azienda che dovranno avere le caratteristiche del turismo esperienziale, ovvero che dovranno implicare, per quello che sarà possibile, una partecipazione attiva, un coinvolgimento, anche quella che viene detta in termine tecnico, lo affronteremo poi la prossima volta, immersione, vale a dire questa situazione nella quale i turisti un po' si spogliano dal loro essere turisti e in azienda si sentono un qualcuno, un qualcosa di diverso. Si possono a vario titolo identificarsi come lavoratori de dell'azienda che visitano, ovvero poter fare qualcosa che li fa sentire, tra virgolette, assolutamente partecipi nei panni di qualcun altro, per poi, come vedremo, riemergere e ritornare a fare i turisti. Quali sono i punti chiave nella pianificazione di un'attività di turismo industriale? Allora, vedremo. Innanzitutto parleremo della necessità, lo vedremo alla fine, di fare una SWOT analysis, poi vedremo questa parola inglese che cosa, per quanti non la conoscono, a cosa fa riferimento. Sicuramente noi dovremo partire dai nostri punti di forza. Ciascuna azienda dovrà pensare la visita concentrandosi sui punti di forza. Il nostro prodotto deve rispecchiare le risorse. Quali sono le nostre risorse? Le persone che ci sono in azienda, le tecnologie, dei luoghi e poi anche diciamo tutto quello che è cultura della nostra impresa, vale a dire la storia, le modalità con cui si è radicata ed è radicata nel territorio e così via. Punti di forza che ci caratterizzano e che magari altri non hanno e che quindi possiamo far valere come vero e proprio punto fiore all'occhiello della nostra azienda. Poi dovremo pianificare tutte le fasi del progetto in dettaglio prima di iniziare, l'abbiamo visto prima, incluso il marketing, e dovremo anche avere un'idea dei costi di questa visita in modo tale da
immaginare poi che tipo di prezzo a quale prezzo poterla vendere in modo tale che consenta di remunerare in toto o in parte le risorse che andremo a mettere a disposizione. Un altro punto è l'essere molto chiari su ciò che si vuole ottenere, quindi copertura dei costi, ovvero minimo di profitto, o un discorso di occupazione locale indiretta, il coinvolgimento della comunità, la conservazione e la valorizzazione del nostro patrimonio e delle risorse aziendali. Possono esserci vari obiettivi. Un altro aspetto sarà capire come consultare e coinvolgere la comunità locale, perché in genere queste visite avranno successo se saranno anche parte di un percorso di conoscenza del territorio in cui siamo, e noi ci poniamo proprio l'obiettivo di consentire ai tour operator di avere una ciliegina sulla torta da mettere appunto sulla torta del tour in una determinata area della Puglia, venendoci a trovare, facendo conoscere la nostra azienda come punta dell'iceberg di una comunità in cui siamo inseriti. Non dovremo avere la fretta di mettere a punto il progetto, ma ci prenderemo tutto il tempo per poterlo fare e fare bene, perché abbiamo detto che vogliamo fare qualcosa di innovativo. In questo senso sarà molto importante partire da quello che in molte nostre aziende abbiamo già fatto in termini di visite aziendali e capire come queste visite possono avere un alto tasso di esperienzialità, proprio perché l'innovazione non avviene da un giorno all'altro, ma è un processo di elaborazione, lo faremo in un lasso di tempo che ci consente di far bene le cose. Dovremo anche conoscere il nostro pubblico di destinazione. Quando ci incontreremo in azienda, cercheremo anche di capire quali sono nella vostra area le presenze di turisti che vengono da altre regioni o da altri paesi europei ed extraeuropei, anche per capire come calibrare al meglio il taglio da dare al nostro prodotto, almeno il nostro prodotto principale, perché non è escluso che noi si possa mettere a punto un prodotto base, un prodotto magari un po' più evoluto per esperti del settore. Un altro punto ancora è pianificare e appunto personalizzare il nostro prodotto in base alle esigenze del consumatore, a quello che ho appena detto. E quindi sarà utile confrontarsi con esperienze passate e anche qualche ricerca di mercato che ci aiuterà appunto a calibrare bene le nostre attività. L'interpretazione del tutto, cioè questo spettacolo, come abbiamo detto, questo evento, questo incontro con gli operatori, con i visitatori, dovrà essere ovviamente divertente, dovrà avere quegli ingredienti che stimolano le persone, i sensi, il coinvolgimento, e quindi essere una vera e propria sfida, un incontro di qualità che possa essere ricordato. L'altro aspetto è la necessità di pianificare tutte le attività per comunicare al turista un tema forte. Che vuol dire comunicare al turista un tema forte? Dobbiamo essere bravi nella comunicazione a lasciare uno o due idee guida, uno o due idee forza che identificano la nostra azienda, come si fa in pubblicità, insomma, banalmente, Galbani vuol dire fiducia. Bene, la nostra visita, se dovessimo essere la Galbani, dovrà comunicare questa fiducia, che è quello che vogliamo che l'utente, il mercato e quindi il visitatore riconosca i ricordi della nostra azienda. Il tema del posizionamento di mercato della nostra azienda deve essere molto, molto chiaro e comunicato durante la visita, durante l'incontro con i nostri visitatori. In questo senso vedremo come scegliere i metodi che coinvolgono e coinvolgono i sensi, abbiamo visto. Avremo bisogno di un'interpretazione faccia a faccia. In questo senso cercheremo di non utilizzare, come per esempio anche in alcune realtà industriali si fa, la tecnologia nel senso di filmati, molta multimedialità. Certo, laddove l'abbiamo a disposizione o possiamo permettercela,
potrà essere utile per alcune situazioni, come ad esempio la possibilità di far vedere pezzi di produzione industriale che non potranno essere direttamente visitabili dal pubblico. Però quello che rimane, quello che crea quel clima che noi vogliamo assicurare è proprio l'incontro con gli uomini e le donne della nostra azienda. Quindi tutto quello che può essere la collaborazione di esperti, sia interni che anche esterni alla nostra azienda, potrà essere sicuramente utile per far vivere la nostra impresa e come essa, come dire, vive il contesto locale nella quale è inserito. Un ultimo aspetto sarà formare il team preparato, la persona o le persone che di volta in volta potranno essere coinvolte anche per qualche minuto in questi nostri eventi per garantire la coerenza del prodotto e dei messaggi. Come voi sapete, nulla può essere lasciato al caso e tutto dovrà concorrere appunto a quell'idea che vogliamo lasciare ai nostri amici visitatori. E allora, dicevamo della SWOT analisi. La SWOT è l'acronimo delle quattro iniziali di strengths, cioè punti di forza, weakness, punti di debolezza, opportunità, opportunities and threats, minacce. E per chi non la conosce, è una matrice molto utile che potremo utilizzare. Ovviamente faremo questa matrice in funzione dell'apertura dell'azienda ai visitatori. Quindi cercheremo di andare a vedere quali sono tutti gli aspetti che aiutano a raggiungere gli obiettivi che vogliamo, quindi i punti di forza, che sono le caratteristiche della nostra organizzazione. Vedete, hanno origine interna, i nostri punti di forza, il fatto che abbiamo dei prodotti di una grandissima qualità o che abbiamo dei prodotti, dei processi produttivi fantastici da far vedere, oppure che abbiamo la possibilità di far vedere le 3-4 macro evoluzioni delle tecnologie, da quella più tradizionale che utilizzavamo tanti anni fa a quella più recente. I punti di forza sono quelli che caratterizzano la nostra azienda, così come hanno origine interna i punti di debolezza, cioè tutte le situazioni che dobbiamo gestire in modo adeguato perché non possano compromettere il successo. Quindi, non so, qualche persona poco formata, e allora prendere consapevolezza di questo vorrà dire mettere mano a questa debolezza e farla diventare anch'essa un punto di forza. E poi cercheremo di vedere quali sono le caratteristiche dell'ambiente che ci circonda in termini anche qui di opportunità. Per esempio, nel nostro territorio, nel territorio dove siamo, vengono già persone con certe caratteristiche, piuttosto che ci sono delle opportunità da cogliere a vario titolo. E poi anche qui delle minacce. Quali possono essere le minacce? Ne avevamo indicata qualcuna nel 15 quando ci siamo visti, per esempio, la problematica dei trasporti, la problematica della logistica, che forse con la quale inevitabilmente dovremo misurarci per far sì che i visitatori, anche autonomamente, possano arrivare facilmente alle nostre aziende. Bene, quindi questo è un po' il lavoro che ci vedrà impegnati nel primo incontro in azienda e poi a seguire con gli altri. Il prossimo webinar focalizzerà l'attenzione su come è possibile organizzare dell'esperienza, dal passare da una visita a un'esperienza da proporre nella nostra azienda, e così poi sino ad arrivare al prodotto finale programmato secondo gli standard che vi ho fatto vedere. Questo è un po' quello che volevo condividere con voi. Possiamo a questo punto possiamo a questo punto dare spazio alle vostre domande o a qualunque intervento che può abbiamo ancora 10 minuti da poter utilizzare. Mentre qualcuno di voi mi chiede di intervenire, io vi ricordo che quindi
dovremo vederci, fissare un appuntamento per il primo incontro in azienda. E poi ricordo anche, chi non l'avesse ancora fatto, siccome stiamo cercando di sistemare il sito e di in modo tale da poter pubblicare una pagina per ogni azienda partecipante al progetto, chi non l'avesse ancora fatto deve inviare i materiali, quindi la scheda 2, una descrizione dell'azienda e alcune foto. Ok, chi vuole intervenire? Loredana Mucci, prego Loredana. Sì, Ettore, volevo condividere con voi due esperienze che ecco, abbiamo fatto a novembre. Una era quella dedicata alla settimana della cultura d'impresa, visto che siamo inseriti nell'associazione appunto Musei Impresa, e la quale quest'anno ecco, ha visto diversi visitatori, circa una trentina, ecco, quindi li abbiamo fatti rivivere un po' il passato e conoscere il presente della nostra azienda, sempre naturalmente qui al museo. E quindi abbiamo dato poi foto, insomma, e commentato un po' questa giornata. E l'unica cosa, ecco, che abbiamo consigliato e ciò che io poi comunque spingo più che altro per qualsiasi evento e comunque per che loro, ad esempio, hanno fatto molta promozione cartacea, ma oramai si sa che il cartaceo va sempre meno, quindi sicuramente la promozione online, sui social e quant'altro sarà sicuramente migliore. E invece, per quanto riguarda un altro evento che c'è stato il 25 novembre qui ad Andria, ecco, hanno organizzato il Burger Day, che non ha nulla a che vedere naturalmente con noi come attività, però siccome era organizzato da delle attività del centro storico, e noi in qualche modo, visto che siamo come attività nel centro storico, ci siamo inseriti offrendo un'esperienza particolare sul cioccolato. E in questo caso abbiamo avuto veramente tantissime persone, una settantina circa. È stato fatto solo di pomeriggio ed è stata una bella esperienza. L'abbiamo chiamata percorso sensoriale alla scoperta del cioccolato. Quindi sono stati coinvolti naturalmente tutti e cinque i sensi e la gente era incuriosita da tutte le informazioni che davamo, quindi dalla scoperta della fava di cacao sino alla realizzazione del cioccolato, e poi naturalmente hanno potuto gustare il prodotto finito, come anche il cioccolato caldo. Questo è sicuramente un'esperienza che poi potremmo condividere, ecco, con voi come tante altre, però l'abbiamo fatta gratuitamente. E ci siamo resi conto che sì, sicuramente ha avuto tanto successo, però come prima volta, ok, ci sta, ma se dovessimo riproporla nuovamente, sicuramente un minimo di ticket, come dicevo anche l'altra volta per discorso visita al museo, sicuramente bisogna inserirlo anche per far apprezzare di più quello che poi noi offriamo. Ok, grazie Loredana. Io ricordo che oltre alle aziende attive, che sono oltre una ventina, noi abbiamo tre musei d'impresa, vale a dire il Museo Mucci, il Museo Leone De Castris e il Museo delle Saline di Margherita di Savoia, gestito dal Comune, al momento ancora chiuso. Allora, do la parola prima a Valentina Santoro e poi ad Angelo Inglese che hanno chiesto di intervenire. Prego Valentina. Eccomi, buonasera a tutti. No, la mia domanda era un po' più tecnica, nel senso che mi stavo chiedendo, per quanto riguarda l'analisi SWOT, i punti di debolezza come saranno identificati, nel senso che è un po' fare autocritica, no? In presenza, dico, anche del fatto che ci sono persone che come me si trovano magari a dirigere determinati settori dell'azienda, ma poi c'è comunque una dirigenza che va oltre, diciamo, a
Allora, nel senso ci accompagnerete in questo percorso di individuazione, di messa a fuoco in maniera tale che siano quasi oggettivi, quindi inequivocabili, oppure no? Ecco, questo era un dubbio che mi era sorto così. Allora, sicuramente sì, e come ho avuto modo di specificare, noi non faremo un'analisi SWOT dell'azienda, perché non stiamo facendo una consulenza strategica e operativa dell'azienda, che è un altro discorso. Noi Certo, stiamo certo. facendo un'analisi SWOT rispetto ad aprire le porte ai turisti, quindi vedremo tutti gli aspetti di punti di forza e punti di debolezza che abbiamo. Banalmente, che all'ingresso la strada che porta all'ingresso della nostra azienda ci sono tutti i cassonetti per Sì. aria. Allora, quello è un punto di debolezza, no? Certo. Che dovremo cercare di risolvere. Adesso stiamo parlando anche di cose proprio molto, molto Bene. complesse. Così come le opportunità e le minacce, per esempio, essere in un territorio in cui l'amministrazione comunale può essere sensibile a valorizzare cose che facciamo e così via. Quindi sicuramente lavoreremo su una griglia e coinvolgeremo ovviamente poi la proprietà per quanto Bene, riguarderà un po' i risultati e il lavorare insieme. Questo è molto importante, condividere laddove abbiamo la fortuna di avere i titolari, i responsabili delle aziende con noi, questo sarà ovviamente più facile. Laddove esatto. nella maggior parte dei casi hanno delegato ad alcuni loro, alle loro persone di fiducia, dovrete sempre fare in modo che ci sia un'osmosi che poi ci consenta di Certo, lavorare al meglio. perfetto, Grazie. grazie. E allora, Angelo Inglese, prego Angelo, buonasera. Buonasera a tutti. Io purtroppo non ho avuto la possibilità di partecipare all'incontro del 15, quindi diverse cose, nonostante ecco, siano state prospettate all'inizio, purtroppo mi sfuggono. Allora, volevo capire, nell'azione di co-marketing, no? Come viene intesa, ecco, la collaborazione tra noi e quali settori sono stati? Ora ho ascoltato e conosco insomma qualcuno, ho intuito qualcuno tra le aziende che hanno aderito al progetto. Come sarà affrontata questa cosa? Individualmente sempre oppure qualche volta ci sarà la possibilità di mettersi insieme e di creare dei percorsi che possano magari valorizzare insieme i nostri opifici e quello che facciamo e quello che siamo stati? Grazie Angelo. Ovviamente l'auspicio è la seconda che dicevi, vale a dire l'idea che noi si possa ragionare adesso nella messa a punto dei singoli prodotti e nella capacità di fare massa critica di tutto quello che siamo in grado di proporre, come dire, dal punto di vista dell'attrattività turistica. Ovviamente tra le aziende di questa fase sperimentale noi ci auguriamo possano nascere delle sinergie tra di voi, come quelle che così in maniera molto, come dire, sull'onda dell'entusiasmo, dell'essersi ritrovati per la prima volta insieme all'evento di Bari, qualcuno ha immaginato appunto della serie, facciamo piccoli spazi espositivi dove non solo mettiamo i nostri prodotti, ma anche quelli delle altre aziende. Lo vedremo, ci ragioneremo. Abbiamo da inventarci anche sulla base di esperienze che noi vi proporremo, che diciamo abbastanza consolidati in altri contesti territoriali. Mi riferisco alla rete del turismo industriale della Catalogna e alla rete del turismo industriale dei paesi della Loira, che hanno messo a punto delle modalità di interazione molto interessanti. Poi starà alla nostra capacità di capire cosa fare insieme, quello che può essere un vantaggio, un valore aggiunto per tutti quanti. Benissimo, grazie. Grazie a te, Angelo. C'è Sara Constantini che ha chiesto di parlare. Sara, a te la parola. Sara? Buonasera a tutti. Sì,
Io vi sento male perché comunque sono in autostrada, non so se mi sentite. Sì, noi ti sentiamo molto bene, prego. Ok, quindi io vi ho sentito un po' a tratti. Nulla, volevo dire, neanche io sono stata potuta, non ho potuto partecipare al 15 a Bari, però insomma Ettore mi ha illustrato ampiamente tutti i punti di questo esperimento e siamo lieti di partecipare anche noi. Penso che per quanto riguarda il co-marketing potrebbero venire fuori delle soluzioni molto interessanti, anche se anche in zone più lontane, tra i punti più lontani. E, penso che se collaboriamo insieme in maniera adeguata possano uscire delle ottime occasioni per tutti. Nulla, solo questo, volevo salutare tutti quanti. Ti ringrazio, okay. Ettore. Io grazie Sara, che ricordo essere a Galatina con una realtà che si chiama Frisella Point e quindi insieme a un panificatore di tradizione lì a Galatina loro porteranno i turisti alla scoperta della Frisella, mentre Angelo Inglese ha un'azienda a Ginosa e quindi spero nel giro di 2 o 3 giorni veramente di completare, se ci mandate tutti quanti i materiali, come molti non hanno già fatto, di mettere sul sito la presentazione di tutte le vostre aziende, così anche avete modo di conoscere. Oltre a inviarvi l'elenco completo, lo troverete già nella presentazione che abbiamo fatto il 15, a quell'elenco si è aggiunto qualcun altro. E quindi ricordo che noi abbiamo una ventina di aziende operative, 3 musei e poi avremo anche due siti di archeologia industriale, vale a dire il mulino Scoppetta di Pulsano e poi la distilleria De Giorgi in provincia a San Cesario di Lecce, e in un qualche modo un museo a cielo aperto sono anche le saline di Margherita, che però figurano, diciamo, formalmente prevalentemente come azienda, come latisale, che anche oggi purtroppo non è con noi. E allora, Valentina Santoro voleva intervenire, abbiamo ancora qualche minuto, prego Valentina. Valentina, vuoi intervenire? No. Ok. Grazie, forse per errore avevo... Perfetto, ok. No. Benissimo. Perfetto, e vediamo allora, niente, non c'è più nessuno che vuole intervenire, a meno che non alzate la mano, e quindi vi do la parola. Anna Maria Liguori, prego Anna Maria, buonasera. Ettore, sono Daniela, buonasera. Ciao Daniela, allora, presento il ricamificio Liguori, dove c'è Anna Maria e Daniela, che è la figlia, è un'esperienza bellissima artigianale nel settore del ricamo e della tessitura, che è in provincia di Lecce, a Collemeto. Prego. No, niente, ti volevo solo chiedere, ma le cose dove le dobbiamo inviare? Sul sito dove ci siamo iscritti? Allora, i materiali li dovete inviare, i materiali, le fotografie, una breve descrizione dell'azienda, alla nostra email, che è info@turismoindustrialeinpuglia.it. Ma poi adesso vi invierò una mail di promemoria a quanti ancora mi devono dare l'ultima documentazione. Ok? Ok, grazie. Grazie a te, ciao. Cesaria Di Gregorio, vediamo se hai avuto modo di sentirti direttamente. Cesaria, come sei? Io, come parlare? Un microfono. Cesaria? Sì. Ciao, presentarti brevemente, visto che non eri con noi a novembre. Pronto? Cesaria? Sì, dimmi. Dico, tutto chiaro? Voi che sì, 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 sì. Sì, il 15, sì. Nuovo sì. Sì. Perfetto, ok. Allora, io chiuderei il nostro incontro, come avevamo previsto in orario. Valentina Santoro vuole dire qualcosa?
Valentina? in realtà no, non so cosa stia accadendo perché non sono io. Vedo chi alza la manina, quindi ok, come l'ho detto. E allora, un grazie a tutti. Riepilogo brevemente la situazione. Per chi non l'avesse fatto, foto e descrizione dell'azienda. Ci sentiamo tra domani e massimo dopodomani per definire il primo incontro in azienda che sarà in un paio d'ore e ci auguriamo di avere con noi almeno per il primo quarto d'ora, mezz'ora, il titolare della vostra azienda per avviare questo lavoro di progettazione, così come ho avuto modo di descrivervi sinteticamente oggi. Trovate sulla piattaforma Group.io i materiali del 15 di novembre che vi ho fatto vedere e anche quelli che abbiamo fatto vedere oggi, insieme ad una prima scheda che adesso vorrei mostrarvi, se ci riesco, sì, che è questa qui, che è quella su cui inizieremo a lavorare il primo giorno, vale a dire. Eccola qui. E quindi i passi nella creazione di un programma di attività in azienda per turisti. Vedete, partiremo da quella che è la definizione degli ospiti ideali, qual è l'elemento di attrattività. Sarà in modo molto concreto sviscerare tutte le cose che ho avuto modo di descrivervi oggi dal punto di vista degli standard. Detto questo, io vi ricordo quindi, se non l'avete ancora fatto, di accedere alla piattaforma Group.io in modo tale che poi, una volta che avete l'accesso, avete di volta in volta le email di tutti i materiali che verranno pubblicati nella cartella file di questa piattaforma. Quindi noi utilizzeremo questa piattaforma Group.io per la condivisione di tutti i documenti, in modo tale che ce l'avete sempre lì, quando volete li potete andare a prendere, salvare e utilizzare. E invece GoToWebinar, che è questa piattaforma che di volta in volta vi invita ai webinar che sono in programma. Il prossimo vi verrà comunicato, dovrebbe essere il 18 di dicembre e sarà su come fare turismo esperienziale, con un nostro esperto di Milano che si occupa di turismo esperienziale. Un grazie a tutti voi e un saluto a tutti e una buona serata. Arrivederci. Grazie ancora.